Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con i fatti e le opinioni. Questa sera torniamo a parlare di politica, lo facciamo incontrando il segretario regionale del Partito Democratico, Michele Fina. Buonasera Fina, noi diamo come sempre la buonasera ai nostri telespettatori, vista la fascia oraria in cui andiamo in onda, e avremo degli ospiti che invece si collegano nel momento in cui registriamo questa trasmissione, al quali daremo invece il buongiorno. Oggi parliamo di politica per inquadrare insieme al segretario regionale del Partito Democratico alcuni temi della vita e del dibattito regionale, appunto ascoltando un altro punto di vista, che è quello di chi è minoranza in consiglio regionale e chi insomma si sta anche organizzando per le prossime sfide elettorali, per insomma in qualche modo ribaltare il dato regionale e in alcuni comuni, alcune realtà che nelle ultime tornate non ha premiato il centrosinistra. Centrosinistra che si sta riorganizzando anche in Abruzzo. In particolare oggi approfondiamo il processo che il Partito Democratico ha innestato negli ultimi anni su una base insomma, che aveva qualche difficoltà dopo quelle che ha ammesso essere delle cocenti sconfitte e che porterà già alle prime verifiche elettorali nel prossimo autunno, quando ci si voterà in importanti centri della nostra regione. Insomma, faremo questo approfondimento intanto parlando della squadra che il giovane segretario Michele Fina ha voluto al suo fianco. Ecco, questa è la prima domanda che le faccio, perché insomma ci sono dei nomi che colpiscono, peraltro abbiamo anche nomi di profilo nazionale nel gruppo dirigente del Partito Democratico Abruzzese, c'è un sostegno, e poi lo sentiremo peraltro anche in trasmissione, ad esempio di Lino Guanciale, un attore di assoluto prestigio, uno degli orgogli della nostra regione. C'è anche il contributo personalità come Emanuele Felice, giovanissimo, già responsabile nazionale per l'economia del Partito Democratico nella segreteria Zingaretti, comunque un giovane economista abruzzese che è stato sempre molto vicino a questa terra, riflessioni molto interessanti. Insomma, squadra totalmente rinnovata Fina per parlare più da vicino agli abruzzesi dei problemi che riguardano non soltanto la nostra regione, ma che vanno visti in un contesto in cui l'Abruzzo si pone anche in un'interlocuzione nazionale. Questo credo che sia un po' il tema della sua segreteria. Intanto buonasera, grazie direttore, buonasera anche a chi ci segue. Sì, noi siamo a 2 anni dall'inizio della mia segreteria, 3/4 dei quali naturalmente hanno dovuto fare i conti con, come tutti noi, con la pandemia, cosa che per chi svolge un'attività politica è particolarmente complicato. Questi 2 anni per noi sono anche una tappa, finisce una fase di riorganizzazione, di presenza sul territorio che abbiamo ristabilito, di definizione anche di funzioni del Partito Democratico importanti, i segretari provinciali, la responsabile della conferenza delle donne, il segretario dei giovani democratici, eccetera, che sono per un partito organizzato, capisco che probabilmente siamo l'unico che mantiene una struttura così complessa, ma a cui, già della quale siamo molto gelosi, perché siamo un partito plurale, non un partito padronale. Insomma, alcune di questi ruoli per un partito così sono importanti, però insomma si chiude questa 2 anni con una nuova squadra, una nuova segreteria che accompagna anche la segreteria di Letta, e quindi la definizione di una squadra nazionale con importanti contributi esterni che hanno accettato di dare una mano al PD e che danno il segno di un allargamento, di un'apertura che ci porterà verso le agorà, ecco, uso la formula che ha usato Letta, appunto questi luoghi di confronto largo. Questa è la funzione del Partito Democratico, un partito coalizionale che mette insieme tante forze, che tiene un costante rapporto con le forze sociali, con le altre forze politiche, con i movimenti, con le associazioni, con i corpi intermedi, che è il luogo che, diciamo così, che garantisce il confronto tra tutti e attraverso il quale si può costruire un progetto. Tra le persone che ha citato e anche altre che hanno deciso di darci una mano, penso a Enrico Raimondi che è assessore
a Chieti, Eleonora Magno, che è stata la nostra brava candidata sindaca a Montorio, che lì fa la consigliera e che è una dirigente scolastica, e tanti altri che magari poi ricorderemo. Insomma, hanno che magari incontreremo in questa trasmissione. Che ascolteremo. Gli sono molto grato perché hanno, diciamo così, c'è stato un atto di generosità verso l'Abruzzo innanzitutto. Noi sentiamo il bisogno adesso di mettere in campo un'alternativa chiara, perché che il governo di centrodestra o delle destre in regione Abruzzo abbia mostrato tutti i suoi limiti, ormai è abbastanza una consapevolezza comune, però tanti cittadini chiedono un'alternativa progettuale, anche volti nuovi. Io, dopo le ultime elezioni amministrative, su cui adesso voglio dire una parola, ho lanciato l'idea di prossima generazione Abruzzo, no? Mutuando anche l'idea del Next Generation EU. Noi abbiamo bisogno di una prossima generazione Abruzzo che si metta sulle spalle il futuro di questa regione, e questa regione avrà bisogno di un futuro anche progettuale completamente diverso da quello che abbiamo visto nel passato, non fosse altro perché è cambiato tutto. La pandemia ha sconvolto sia nella testa delle persone, sia nel contesto sociale, economico, e anche le priorità che politiche e anche sociali sono state rimescolate. Quindi noi abbiamo bisogno di un progetto che parli all'oggi, e l'ho lanciato dopo le ultime elezioni amministrative, quest'ultima nota, perché in realtà noi già abbiamo ricominciato a vincere, ecco, nel senso che noi veniamo nel passato da sconfitte molto importanti, quelle alle elezioni regionali, ma ad esempio alle ultime elezioni amministrative c'è stata, cito, la vittoria più emblematica, quella al comune di Chieti, che nessuno si aspettava, nemmeno lei direttore, nemmeno gli osservatori più attenti si aspettavano, perché era un comune in cui centrodestra immaginava di vincere a man bassa, e invece oggi è amministrato bene da Diego Ferrara, da una bella squadra che è molto larga, che è di centrosinistra, ma appunto già allora l'alleanza col Movimento 5 Stelle, che fa parte della Giunta. Quindi noi abbiamo un po' anticipato quello che adesso sta succedendo a livello nazionale. Fino a, per quanto riguarda la pandemia, insomma, la posizione del Partito Democratico è stata sempre in qualche modo, soprattutto nella fase di emergenza, di rispetto dell'attività che veniva svolta in emergenza dalla Giunta regionale. Ma nella sostanza, ecco, al di là dei dati che sono confortanti anche per quel che riguarda la nostra regione, che da lunedì diventa una regione bianca, fino a che punto la pandemia ha rappresentato un alibi per la giunta, per la maggioranza di centrodestra, rispetto a scelte che non sono state compiute? La pandemia è stata gestita in modo confusionario nella nostra regione. Dice bene, noi abbiamo avuto, poi diciamo è del nostro partito, una cultura delle istituzioni innanzitutto. Noi esistiamo anche per tutelare le istituzioni democratiche, che sono un pezzo fondamentale della democrazia. E ricordo di aver scritto e cercato il presidente Marsilio forse subito alla fine di febbraio dell'anno scorso per mettere a disposizione tutti noi, me compreso, per dare una mano e gestire insieme una fase di emergenza che deve vedere le forze politiche unite, e abbiamo avuto una condotta, io credo, molto corretta, anche quando abbiamo espresso critiche. Per la verità siamo stati una delle poche regioni in cui non c'è stato un coinvolgimento del vero in una cabina di regia delle forze di opposizione, per la verità nemmeno dei sindaci, dei territori e nemmeno delle forze sociali. Ma io dico questo: prima della pandemia anche nel mondo sanitario, anche tra le operatrici e operatori sanitari, c'era un po' un'attesa rispetto al governo Marsilio per capire che cosa si sarebbe fatto, no? E c'è stata anche una lunga luna di miele. La pandemia è stata per tutti uno stress test, anche per la politica, anche per le istituzioni. E che cosa è emerso? La prima cosa che è emersa, ce ne siamo resi conto tutti, è che noi abbiamo affrontato questa guerra senza molti colonnelli e molti generali. È iniziata la prima ondata, ha visto il sistema sanitario abruzzese senza molti dirigenti primari, direttori sanitari, direttori generali nominati. La cosa non si è risolta con la seconda ondata, tant'è che adesso oggi osserviamo una guerra nemmeno più sotto traccia, proprio sui giornali e a carte bollate, tra dirigenti della ASL nominati dalla stessa regione e la regione che vuole cambiarli. E questo sta generando una tensione, ha generato una tensione e una confusione molto alta. Tutto quello che noi abbiamo ottenuto va davvero a merito del coraggio, della disponibilità, dell'abnegazione,
a volte eroica, per quanto nessuno di loro voleva esserlo, delle nostre operatrici e dei nostri operatori sanitari che hanno fatto tutto il possibile. Per il resto noi abbiamo osservato alcune regioni, anche a noi vicine, che hanno avuto una gestione molto più celere, molto più ordinata, molto più comprensibile, e invece qui abbiamo avuto molte confusioni e, adesso lo dico sottovoce, sempre per il rispetto delle istituzioni, anche le inchieste delle quali ci saremmo volentieri, diciamo, risparmiati la lettura o l'ascolto nei telegiornali ogni giorno, alla fine denunciano una possibile odiosa gestione, diciamo così, non corretta proprio di vicende legate alla pandemia e alla sanità. E questo ovviamente crea una ferita anche nel rapporto di credibilità tra istituzioni e cittadini. Insomma, la sanità è gran parte della vita di una regione, no? Stiamo parlando di un pezzo importantissimo del bilancio, oltre il 90%. Tra le operatrici e tra gli operatori sanitari noi registriamo una profonda insoddisfazione, che naturalmente, proprio perché poi sono anche opinioni molto pesanti, quelle dei medici, quelle degli infermieri, quelle di coloro che lavorano in questo mondo, si riproduce anche nella società abruzzese. Alla fine si è radicata, la dico così, l'idea che il presidente Marsilio sia una persona molto legata a Roma, la sua vita, la sua famiglia, il suo passato, probabilmente il suo futuro è legato a Roma, c'è un rapporto un po' anaffettivo nei confronti di questa terra, e questo nei momenti di emergenza, per noi che abbiamo vissuto anche il terremoto, emerge di più, perché lì si vede chi in qualche modo ha il cuore tra le macerie. In questo caso le macerie erano sanitarie e poi socio-economiche, però non l'abbiamo visto il cuore del presidente tra le macerie, e in qualche modo questo è passato tra i cittadini, e questo ci responsabilizza ancora di più. Questo, insomma, è un tema, ovviamente lo riprenderemo anche più avanti nel corso di questa trasmissione. Adesso cominciamo a inquadrare anche il presente e il futuro, perché il futuro dell'Abruzzo, così come quello dell'Italia, è legato alle scelte che vengono intraprese proprio in queste settimane del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra queste, l'opzione della transizione ecologica, della sostenibilità è centrale. Su questo tema coinvolgiamo insieme a Michele Fina, appunto, uno dei responsabili della segreteria del Partito Democratico Abruzzese, il professor Enzo Di Salvatore, che abbiamo in collegamento, che salutiamo e ringraziamo. Professore, che ovviamente aiuterà, suppongo, la predisposizione anche in Abruzzo di una lettura green delle proposte del Partito Democratico, ma soprattutto ci aiuterà ad inquadrare il contesto delle potenzialità per questa regione, delle scelte che dovranno essere intraprese. Ecco, cosa ci dice, professor Di Salvatore, a questo proposito, tenuto conto soprattutto che torniamo a vivere in questa fase ulteriori battaglie che contrappongono l'opzione petrolifera all'opzione della transizione ecologica tout court? Professore. Intanto un saluto a tutti. Effettivamente è una contraddizione in termini, se vogliamo, no? Cioè l'Italia vorrebbe prepararsi alla sfida della transizione ecologica, che di per sé è una nozione complessa, anche temo che verrà anche abusata come nozione, perché in realtà riguarda più transizioni, cioè una nozione sistemica, nel senso che tocca la crisi climatica, tocca la perdita di biodiversità, tocca le diseguaglianze sociali che la pandemia non ha fatto altro che accentuare. E quindi tutto non può risolversi intanto con una modifica che pure il Parlamento dovrebbe apportare alla nostra Costituzione, cioè modificando l'articolo 9, scrivendo dentro che l'Italia intende, come dire, tutelare l'ambiente. Questo è un fatto che prescinde, diciamo così, da una modifica dell'articolo 9 della Costituzione. E quello che voglio dire è che nel PNRR ci sono cose buone, ci sono anche contraddizioni. Secondo me si è ancora lontani dall'abbracciare questa nozione così complessa di transizione ecologica. Ci sono questioni che vanno sciolte, perché lo abbiamo visto, il decreto semplificazioni per esempio riduce i termini, per esempio, per le procedure ambientali, quindi i procedimenti amministrativi sono semplificati, spesso con modifiche che non se ne comprende fino in fondo la ratio,
La questione delle trivellazioni è riemersa in modo preponderante perché il ministro Cingolani negli ultimi mesi ha di fatto firmato una serie di decreti di valutazione impatto ambientale relative a concessioni per estrazioni e anche a permessi di ricerca che sono tutti di titolarità dell'ENI, e uno di questi riguarda anche l'Abruzzo. Noi in Abruzzo abbiamo una serie di problemi perché per esempio abbiamo assistito a questo proposito da parte di chi ci governa di tagliare il parco regionale Silente Velino. C'è la questione dell'abbattimento degli alberi nella Pineta d'Annunziana, già a suo tempo ridotta di un terzo, e oggi credo che sia di oggi la segnalazione, così il grido d'allarme del WWF, che dice tra l'altro abbattere gli alberi nel momento in cui gli uccelli nidificano. C'è l'irrisolta questione, scusate, del Parco Nazionale della Costa Teatina, perché io vorrei chiedere ma che fine ha fatto il Parco Nazionale della Costa Teatina? C'è stato in passato un braccio di ferro tra l'Abruzzo e Roma sulla questione relativa alla perimetrazione del parco, un commissariamento, la volontà, ricordo, di Giovanni Legnini di dar vita a questo parco, che ricordiamo è un parco nazionale e non regionale, però se ne è quasi perso. Se ne sono perse le tracce. Insomma, le questioni sono innumerevoli. Dicevo, chiudo, che ne aggiungo una. Questa mattina è arrivata nelle redazioni anche una lettera appello della professoressa Maria Rita D'Orsogna, la quale invita tutta l'opinione pubblica, anche quella abruzzese, a tenere gli occhi aperti sull'esito dell'arbitrato che è ancora in corso circa la partita ombrina, che non si è del tutto chiusa. Esatto, lei cosa aggiunge a questo proposito? Il lodo arbitrale, diciamo, verrà reso noto a luglio, è una vecchia partita. Ricordiamo che questa è una questione che sembrava essere risolta nel 2016, quando l'Abruzzo, con l'allora ministro dello sviluppo economico Guidi, decise di non accordare il titolo minerario. E però da lì appunto la multinazionale poi ha proposto questo arbitrato in sede internazionale. Ora c'è una richiesta cospicua di risarcimento del danno, vediamo cosa succederà. E certo quel progetto però non verrà realizzato in ogni caso, perché altrimenti oltre il danno anche la beffa avremmo avuto, no? E quindi sì, occhi puntati assolutamente a questa vicenda. Dicevo, la transizione ecologica è una nozione complessa, al punto che non dobbiamo pensare soltanto che riguardi la questione, non so, della crisi climatica o delle fonti rinnovabili, riguarda in realtà la vita di tutti noi, perché non ci può essere transizione ecologica se per esempio non poniamo mente anche al problema dei trasporti. Cioè occorre una seria politica dei trasporti che non si riduce appunto nella costruzione sì o no di un ponte sullo stretto di Messina, e non si riduce però neppure a mettere soldi per l'alta velocità. Quindi questo per dire, le questioni sono tutte connesse e quindi vanno considerate a 360 gradi. Grazie professor Di Salvatore, io proprio colgo l'ultima parte del suo intervento per far rilanciare a Michele Fina, che comunque i temi della transizione ecologica li segue da tempo, insomma anche nel ruolo che ha avuto a fianco al ministro Orlando in passato, comunque insomma sono temi che lo hanno sempre interessato e coinvolto, reso protagonista in prima persona, proprio per allargare l'orizzonte di questo nostro incontro anche a un tema fondamentale che lei ha anticipato, professore, vale a dire il tema dei trasporti, la trasversalità, il ruolo strategico dell'Abruzzo nella mobilità degli uomini e delle merci dalle due sponde dei mari italiani in questa porzione di centro Italia. Ecco, su questo la mobilità dolce, in qualche modo, la mobilità verde, si gioca anche il futuro delle prossime generazioni di abruzzesi. Ecco, lei che cosa ti attende Fina in termini di impegni concreti da parte del governo nel PNRR e negli altri strumenti per poter far fare un ulteriore salto di qualità a questa regione da questo punto di vista? Intanto voglio ringraziare davvero Enzo Di Salvatore per tutto quello che fa, sia da docente ma sia da opinion leader su questi temi, perché è ovviamente molto, molto ascoltato, e naturalmente da ecologista
ne sono particolarmente contento e mi aiuta anche a definire le sue critiche sulla gestione del governo di alcune vicende e anche del ministro Cingolani, io le sottoscrivo e mi aiutano anche a spiegare che cosa è il PD per noi. Non è un luogo, diciamo così, di propaganda di quello che succede a livello nazionale nella misura in cui il Partito Democratico fa parte del governo. Il Partito Democratico in Abruzzo è al servizio dell'Abruzzo e dei principi che ci animano e quindi noi non risparmieremo critiche. Il ministro Cingolani se ne merita più d'una, ci aspettiamo di più sia dal Ministero della Transizione Ecologica e sia dal Comitato Interministeriale della Transizione Ecologica, che è una vera novità. Quando è nato questo governo il messaggio era sta al centro delle politiche del governo. Ad oggi ancora non è così, alcune scelte sono contraddittorie e sbagliate e quindi noi non mancheremo di far sentire la nostra voce sui tavoli nazionali, quelli tecnici, quelli politici, per difendere. Lo abbiamo fatto anche in passato, no? Ad esempio penso al referendum sulle trivelle a proposito di un tema toccato e noi ci siamo battuti contro una scelta sbagliata, anche contro in quel caso la linea del partito guidato da Renzi. E naturalmente tutte queste critiche valgono 10 volte in Abruzzo. Noi siamo una regione che può, nella fase della transizione ecologica, è vero il PNRR ha molti limiti, ma proprio per le indicazioni nazionali, nel Next Generation EU è uno degli assi fondamentali. Infatti dei 200 miliardi del PNRR, 70-80 riguardano la transizione ecologica. Ora, la regione Abruzzo ha tutto, ha sia la vocazione territoriale, è la regione delle aree protette, è la regione che può mettere in campo una residenzialità, un turismo che guardano al futuro e ha anche un sistema produttivo molto forte, ma anche molto capace di affrontare la transizione, perché noi abbiamo delle produzioni che già guardano sul sistema energetico, sull'economia circolare. Ora, mi sono occupato nella mia vita praticamente di questo, è anche il mio lavoro, dirigo un piccolo think tank che si chiama proprio Transizione Ecologica Solidale, il nome lo abbiamo scelto 3 anni fa. Tempi non sospetti. Sì, e lo presiede Orlando, io lo dirigo, quindi penso che la Regione Abruzzo possa fare molto, anche essere una regione guida, e abbiamo un ente regione che fa, per dire la cosa più emblematica, taglia in modo scriteriato il proprio parco regionale, invece che investire proprio parco regionale Silente Velino, e io penso che peraltro anche su questo il governo nazionale debba intervenire. Sicuramente noi faremo una battaglia politica e oltre che ha ragione Enzo Di Salvatore, finalmente dar vita al quarto parco della costa teatina, ma probabilmente dovremmo dar vita al quinto parco nazionale Silente Velino, comunque toglierlo da un'idea, diciamo così, di contrattazione, di piccolo cabotaggio. Invece che investire sul sistema delle aree protette, questa regione, che peraltro non dice una parola sulla transizione ecologica, non sta nelle loro corde, non gliene frega niente. Ora io lo voglio dire, transizione ecologica, staremmo senza perdere troppo tempo su disquisizioni teoriche, ma insomma è molto più di quello che noi nel passato abbiamo definito ambiente o tutela ambientale. Significa prendere un sistema economico e trasformarlo completamente. Trasformare i costumi, trasformare le scelte individuali, trasformare i trasporti, il modo di produrre, il modo di distribuire, questa è la transizione, è una cosa anche molto difficile che deve essere equa, ecco perché noi diciamo sempre solidale. Ma l'Abruzzo su questo deve dire che cosa ne pensa e anche riguarda anche il suo futuro, e quindi io sono davvero molto grato dello spirito critico che portano personalità come Enzo Di Salvatore, perché ci aiutano ad affrontare questa sfida, che naturalmente a proposito di trasversalità riguardano anche le scelte fondamentali. Ora, che cosa è successo in Abruzzo? È successo che praticamente tutte le sigle sindacali e datoriali hanno fatto un patto tra loro, si sono unite intorno a un progetto di futuro. È un unicum, non è così a livello nazionale, litigano tra di loro Confindustria e sindacati, ma non è così nemmeno nelle altre regioni. Che cosa avrebbe dovuto fare una regione di fronte, un ente regione di fronte a una grande opportunità come questa? Avere tutte le forze che conoscono meglio di chiunque i problemi, i limiti antichi del territorio, ne hanno vissuto e misurato storia per storia, vita per vita, non solo con i numeri delle statistiche, il loro aggravamento nella pandemia, e quindi se ti dicono
Guarda che investire sulla trasversalità, investire sulle reti intermodali, modificare le reti TEN-T, investire sui porti, per noi è la strategia fondamentale perché, diciamo così, ci permette di superare l'isolamento storico della regione Abruzzo, ulteriormente aggravato in questa condizione. La regione avrebbe dovuto il giorno dopo chiamare queste forze e dire vabbè, discutiamone, non dico automaticamente dire sottoscrivo, come abbiamo fatto noi, il manifesto che voi avete prodotto, ma discutiamone, non l'hanno fatto. Lo abbiamo fatto noi insieme, peraltro, parlamentari del Movimento 5 Stelle e del PD, ma lo abbiamo fatto come forze di centrosinistra, perché pensiamo davvero che quella sia la strada, la via per il futuro, e questa formula in questo caso è sia metaforica sia reale, è una via, la via, quella che unisce Barcellona con la Croazia, ma in qualche modo i due mari, la via che ci consente di costruire quel corridoio che farà della nostra regione un luogo di porti e di interporti che spingeranno a investimenti sia sulla nostra già capacità produttiva, ma anche altri tipi di investimenti, perché diventeremo un luogo vocato alla connessione. In un mondo di reti noi siamo di fronte a una possibilità di rete straordinaria. Io ringrazio tra gli altri Daniele Marinelli, che è un giovane molto bravo della nostra segreteria, che ci ha aiutato, e di giovani bravi, ad esempio c'è Elisa Vadini, che è la nuova responsabile lavoro, Missione Giovani, è giovanissima ma è una bravissima conoscitrice delle problematiche del lavoro, della tutela del lavoro, ma insomma noi in questo anno e mezzo abbiamo tenuto un rapporto costante con i corpi intermedi. Lo dico anche in senso autocritico e chiudo. In passato anche nel Partito Democratico c'era chi pensava che i sindacati, le associazioni datoriali fossero più un limite, no? Perché bisognava disintermediare, bisognava parlare direttamente con il popolo. Ora noi siamo un partito del popolo, anzi, essendo democratici siamo un partito del governo del popolo. Ma proprio per questo dobbiamo riconoscere la forza, l'importanza dei sindacati, delle associazioni di categoria, perché la loro forza, se sono forti anche perché legittimati dalla politica, allora il loro pensiero diventa non in difesa di interessi corporativi, ma un pensiero che riguarda tutti. Questo manifesto, firmato tra loro da tutte le forze abruzzesi, è la dimostrazione che sono forti e che pensano all'interesse generale. Allora, noi ci fermiamo per la prima pausa, ringraziamo il professor Di Salvatore per il suo contributo e ci vediamo tra pochissimo con altri interventi anche esterni in questo nostro incontro. A tra poco. Siamo tornati in studio con il segretario regionale Michele Fina, stiamo parlando delle proposte del Partito Democratico per l'Abruzzo, ma anche delle persone che si sono messe a disposizione del progetto politico DEM. Tra queste un abruzzese di cui tutti siamo orgogliosi e che ci ha offerto proprio per questa occasione un suo contributo personalizzato. Salutiamo Lino Guanciale che con un messaggio poi ci introduce anche una serie di temi che non sono marginali nella vita di questa regione. Guanciale. Salve a tutte e a tutti. Poche parole oltre che per salutare il segretario Michele Fina, per dire che ho deciso di accettare la sua proposta di far parte da indipendente della sua squadra di segreteria del PD con delega alla cultura, perché sono assolutamente convinto della giustezza della sua idea di una segreteria molteplice per aree tematiche di competenza, perché credo che la sua idea di leadership molteplice sia assolutamente giusta. La strada del non personalismo politico è la via maestra per una nuova politica, credo, e perché ad accomunarci nei tanti discorsi tessuti insieme in questi anni l'idea che la cultura non sia tanto o soltanto un bene da tutelare, ma un polmone produttivo da rispettare, sostenere e implementare. Fin qui le parole di Lino Guanciale, un messaggio che Michele Fina insomma in qualche modo ha cercato sempre di mantenere come connotazione della sua attività, a questo punto non soltanto politica, perché i nostri telespettatori sanno già che noi ospitiamo una sua trasmissione in cui non si parla soltanto di politica ma proprio di cultura, con interventi prestigiosi di scrittori, di uomini di spettacolo, di cinema, di arte, che insomma vuole essere in qualche modo però un dato politico, anche questo, Fina, perché insomma
è una regione che da questo punto di vista ha delle potenzialità purtroppo non tutte espresse sul territorio regionale, come è anche giusto che sia, perché artisti di quel profilo vivono in tutto il mondo, ma che però insomma, alla cultura, allo stimolo delle personalità della cultura dello spettacolo non ha offerto molto finora in termini di opportunità e di sostegni. Intanto Lino Guanciale è un caro amico da tanti anni, ma soprattutto una persona generosissima nei confronti del proprio territorio. E naturalmente questo non era dovuto, essendo tra gli attori più famosi d'Italia. E diciamo così, questo connota anche la caratura, il peso umano di Lino, il suo tratto, diciamo così, più legato alla sua terra e alla sua gente. E quando gli ho chiesto di aiutarmi e di aiutarci a costruire un progetto per la cultura del nostro territorio, ha subito accettato, ma appunto questo è un tratto della sua generosità ed è un dono che io penso noi dobbiamo raccogliere. È vero, è uno degli esempi massimi, ad esempio tutto il lavoro che ha fatto per il Teatro dei Marzi oggi sembra disconosciuto, mentre invece ha preso un luogo come quello e gli ha dato un'importanza che prima nemmeno poteva sognarsi. Ci aiuterà molto, ma ci ha aiutato già e sta già aiutando tanti lavoratori e tante lavoratrici del mondo della cultura e dello spettacolo che anche grazie al suo impegno hanno potuto costruire una proposta di legge a firma onorevole Gribaudo dovrà misurarsi col Parlamento per dare loro diritti che non hanno e che invece di cui hanno bisogno. Ecco, tra i settori che hanno sofferto di più in pandemia, ne citiamo alcuni sempre, il turismo, cose che naturalmente hanno dovuto subire un dolore molto acuto, ma insomma il mondo della cultura è tra quelli che ha dovuto patire di più. Ecco, una personalità come la sua a disposizione di questo mondo è rara per il contesto italiano e naturalmente ci aiuta anche a fare quello che adesso il direttore diceva, cioè ricostruire un rapporto tra la politica e il sapere, il pensiero, gli intellettuali. Ora sì, la domenica facciamo questa piccola rubrica culturale, ma ad esempio penso agli scrittori. La regione ha degli scrittori straordinari, da Remo Rapino a Stefano Redaelli, dalla Scorranese di Teramo a Donatella di Pietrantonio, Emma Pomilio, Fabio Bacà. Insomma, noi siamo una regione che ha un tesoro, noi infatti poi ce ne accorgiamo quando vincono i premi, Campiello, quando corrono per lo Strega, queste persone, oltre che adesso ho citato i romanzieri, ma appunto prima si faceva riferimento a Emanuele Felice, un altro carissimo amico che tra i saggisti, lui è uno storico dell'economia, tra i saggisti più apprezzati in Italia e più tradotti anche all'estero. Ora, quindi noi siamo una regione di intelligenze, siamo una regione di pensiero, di elaborazione, però sembra che ci sia un divorzio concordato tra questo mondo e il mondo della politica, per cui la politica ne subisce un arretramento, un abbrutimento anche nella propria capacità di elaborare e gli intellettuali, se vogliamo, subiscono una specie di arretramento nell'autoreferenzialità in qualche modo e anche nella frustrazione nel non poter vedere alcune loro idee, alcuni loro progetti messi alla prova della decisione, del decisore. E noi dobbiamo riavvicinare questi mondi necessariamente, perché c'è una, naturalmente nella loro autonomia, nella loro preziosissima autonomia, ma ci deve essere una reciproca influenza. Ecco, se posso dare in questo un contributo, se con l'aiuto di personalità dello spessore di Lino Guanciale potremo dare questo contributo, io credo che noi faremo un grande favore all'Abruzzo, che oltre, abbiamo detto prima, sui temi dell'ambiente, oltre che una straordinaria regione verde, anche una straordinaria regione di cultura. Posso dire un'altra cosa? Noi abbiamo tantissime energie nelle nostre università, nel nostro sistema universitario. Tra le personalità che hanno deciso di darci una mano c'è Luciano D'Amico, che è una persona di grandissimo valore, già rettore dell'Università di Teramo, tornato a insegnare le sue materie, ma che ha aiutato il centro-sinistra a scrivere il programma elettorale qualche mese fa e che
può dare tantissimo e che insieme a, ho citato Enrico Raimondi, Enzo Di Salvatore, ma ce ne sono tanti altri, all'interno delle nostre università possono dare tantissimo nell'interlocuzione col territorio, no? e non le dobbiamo pensare come dei luoghi separati da noi, come alieni dal contesto sociale, cittadino, dalla polis e quindi dalla politica. Ringrazio Alberto Melarangelo che seguirà per la segreteria i temi dell'università, anche con lui siamo amici da tanti anni, è presidente del Consiglio Comunale a Teramo, ma insomma è un grande spessore politico e ci aiuterà a ritessere questa tela. A proposito di tele da ritessere e di mondi da riavvicinare, per il PD, per il centrosinistra in generale, c'è un tema fondamentale, il tema dei temi, il lavoro, quello su cui diciamo, anche dal punto di vista elettorale si sono pagati degli scotti non indifferenti, probabilmente anche per quella logica di cui parlava Michele Fina relativa ad una visione del mondo sindacale probabilmente non corretta. Su questo coinvolgiamo il sindaco di Vasto, Francesco Menna, sindaco in carica e sindaco ricandidato alla guida della città tra qualche mese, cosa di cui parleremo poi anche più tardi. Benvenuto sindaco, il quale però oggi ci parlerà non tanto della sua città ma del tema delle crisi e delle politiche industriali, perché insomma soprattutto nel suo comprensorio la vicenda Pilkington è una di quelle che preoccupano in un contesto favorevole di ripresa in cui si parla comunque di fiducia nella capacità del paese di riprendersi. Ci sono delle situazioni da tenere monitorate con grandissima attenzione, Menna? Sì, c'è un problema occupazionale indubbiamente di crisi industriale che riguarda il nostro territorio, riguarda la Pilkington, riguarda la Denso, riguarda il mondo dell'occupazione. È un problema che desta preoccupazione, sul quale già siamo intervenuti come Consiglio Comunale con un ordine del giorno che mi ha impegnato e ci impegna a incontrare i sindacati, i vertici della politica, i vertici regionali, individuare una strategia che possa, così come è accaduto nel passato, aiutare il lavoro, i lavoratori, il mondo dell'impresa a alleviare questa situazione e a difendere i posti di lavoro. Ecco, in particolare, quali sono le preoccupazioni più rilevanti che investono Denso e Pilkington? C'è stata la presentazione in queste settimane, sia da parte di Denso che da parte di Pilkington, di un piano industriale, la presentazione di un piano industriale discusso con i sindacati, il quale piano industriale porta a parlare di alcuni esuberi importanti, esuberi che naturalmente hanno subito creato preoccupazione, hanno creato allerta sia nel mondo del lavoro sia nel mondo politico, nella società tutta, nella nostra comunità, per cui stiamo cercando di unire le forze, siamo in contatto tra noi sindaci, anche con il sindaco di San Salvo che è il sindaco ospitante questo tessuto industriale, per cercare insieme, come abbiamo fatto anche in passato, di trovare soluzioni. Lo facemmo in passato all'epoca con la giunta d'Alfonso e col governo nazionale, anche per il tramite dei contratti di sviluppo, lo faremo adesso con questo governo regionale e con questo governo nazionale, chiedendo interlocuzione, dialogo, confronto, vicinanza, affinché questi posti di lavoro non solo vengano conservati ma si creino i presupposti anche di uno sviluppo, di un rilancio di queste aziende. A proposito di battaglie comuni dei sindaci, nella scorsa settimana siete andati a Roma insieme ai primi cittadini di San Salvo, di Avezzano, di Sulmona, quindi sindaci di diverse provenienze e culture politiche, per una battaglia comune che è quella di ottenere un'ulteriore proroga, anche vista la pandemia, dell'attività dei tribunali che invece andrebbero soppressi. Quali possibilità ci sono, Menna, di vedere accolta questa vostra istanza? La nostra richiesta è questa, è avere subito una norma, un emendamento, un subemendamento che ci consenta di prorogare il problema chiusura dei tribunali minori, dei quattro tribunali abruzzesi, e in questa fase di proroga poi ragionare con il Ministro e con il Ministero affinché si arrivi a una soluzione che riguardi la salvaguardia dei tribunali. In particolare io parlo della nostra zona, Vasto risulta come tribunale unitamente al territorio di Lanciano come un territorio
su cui c'è grande attenzione da parte della Procura regionale, della Procura regionale, del Tribunale regionale, della Corte d'Appello e nelle relazioni tutte dei ministeri e degli organi di controllo, ma soprattutto sono tribunali che non spendono soldi, cioè non creano costi economici perché sono di proprietà dei comuni. Per cui su questo noi vorremmo agganciare un ragionamento col ministro, con la Cartabia, affinché si possa arrivare a ragionare di una salvaguardia di questi preziosi tribunali, in particolare la Procura di Vasto, Procura Cerniera, Tapescara e Foggia, e quindi tra mondi che si conoscono bene, soprattutto perché Vasto ha un fascino, una bellezza che fa arrivare qui, diciamo, diversi tipi di infiltrazioni, di ragionamenti. Michele Fino, ho detto bene, ricandidato sindaco di Vasto, Francesco Mennaro? Ricandidato e rieletto, perché io penso che la città di Vasto abbia la fortuna di avere uno bravissimo amministratore, peraltro ascoltandolo si capisce la chiarezza di esposizione che è sempre legata alla chiarezza di idee, che si occupa della sua città in modo senza risparmio, e cercherò di dargli una mano su tutte le cose che ha detto, che sono tutte giuste, che vorrei richiamare. Intanto stiamo parlando del più importante insediamento industriale, quello della Val di Sangro, della nostra regione, uno dei più importanti d'Italia, che va salvaguardato, che va difeso. Hanno diritto a questo incontro al MISE, li aiuteremo, ma li accoglieremo anche al Ministero del Lavoro. Lei prima giustamente ricordava che continua a dare una mano ad Andrea Orlando, al Ministro del Lavoro, e faremo un incontro con gli amministratori e con le forze sindacali anche al Ministero del Lavoro, perché va difesa quella realtà industriale, va accompagnata nella sua trasformazione. Abbiamo parlato di transizione ecologica, ma c'è anche la transizione digitale, la transizione tecnologica, c'è la trasformazione del mondo dell'automotive, che sono tutti fenomeni, tutti processi che attraversano quel luogo. Ora, siccome è il più importante insediamento industriale della nostra regione, curarlo, accompagnarlo, essere al fianco dei sindaci, essere al fianco delle forze sociali e anche delle imprese, ovviamente, è evidente che è il principale compito di un partito del lavoro. Lo vorrei ricordare, Letta quando si è insediato ha voluto fare un questionario ai nostri circoli per dire quali sono i temi. Ora, nella stragrande maggioranza dei casi il tema preponderante è stato il lavoro, soprattutto adesso, perché adesso usciamo pian piano con accortezza e con prudenza dalla paura sanitaria, ma siamo attanagliati dalla paura socio-economica, no? I dati del crollo dell'economia, anche se il ritorno alla crescita fa ben sperare, ma è tutto da ricostruire. Bene, accompagnare la trasformazione aiuta questo ritorno alla crescita. Francesco Menna è uno dei nostri più bravi amministratori, ma insomma il Partito Democratico è un partito che di tradizione è un partito delle autonomie locali. Sono contento che ci sia lui a Vasto, sono contento della candidatura di Leo Marongiu a Lanciano, sono contento che ci sarà a breve, poi sentiremo Teresa, una proposta del centrosinistra a Sulmona, ma a Roseto. Anche Francavilla. Abbiamo definito Francavilla, abbiamo ricostruito. Ecco, dicevo all'inizio, non è una chiacchiera, noi siamo un partito coalizionale, noi vogliamo stare insieme, senza arroganza, senza presunzione, alle forze di centrosinistra. Quando abbiamo uomini e donne bravi che possono guidare le coalizioni con autorevolezza, come fa Francesco, noi li mettiamo sul tavolo. Ma non esiste un tavolo regionale anche col Movimento 5 Stelle sulle prossime amministrative? Noi abbiamo un rapporto ottimo col Movimento 5 Stelle in Abruzzo, lo definisco così, ormai antico, e molte cose che si sono fatte, prima citavo le elezioni a Chieti, molto emblematiche, ma anche altre, il fatto che ad esempio è stato nominato Legnini commissario del terremoto è stato condiviso da tutti i parlamentari del centrosinistra, compresi quelli dei 5 Stelle abruzzesi, ma potrei citare anche altri esempi. C'è un buon rapporto, naturalmente c'è un rapporto che in regione è legato alla collaborazione tra consiglieri regionali del PD e dei 5 Stelle, che è molto positiva, e a livello nazionale tra i nostri parlamentari. Il Movimento 5 Stelle adesso si riorganizzerà, questo è quello che anche aspettiamo, perché noi abbiamo una struttura che prevede anche un segretario regionale, segretari provinciali, loro ancora no. Quando si daranno questa organizzazione avremo anche un tavolo formale, ma di fatto già oggi su tutte le cose che ad esempio abbiamo citato, trasversalità, pandemia, trasporti, raddoppio della ferrovia Roma-Pescara,
Su tutto questo c'è una collaborazione straordinaria in Parlamento e poi anche con noi. Con me c'è una disponibilità molto, molto, molto bella. E questa disponibilità passa anche nel rapporto tra amministratori locali e parlamentari, anche parlamentari 5 Stelle. Abbiamo parlato di Francesco, ma Simone Dal Pozzo ha deciso di darci una mano sui temi della diseguaglianza, e Robert Verrocchio di Pineto guiderà i nostri amministratori, Giampaolo Rosato di Taranta, ma le reti di amministratori che da noi sono l'ALI, Associazione Le ALI, è guidata da Giacomo Carnicelli, che è un sindaco del PD, l'UNCEM è guidata da Lorenzo Berardinetti, che è un sindaco del PD, l'ANCI è guidata da Gian Guido Alberto, che è un sindaco molto bravo di un comune capoluogo del centrosinistra, che è un nostro caro amico. Quindi certo, la rete dei nostri amministratori locali è molto importante. Ne voglio citare uno però, tra quelli che hanno deciso di far parte della nostra squadra, che esattamente come gli altri è un contributo che viene da indipendente, che è Enzo Di Natale di Aielli, perché alla fine di giugno Aielli, che è una città, che è un paesino straordinario e come avete visto ha fatto sulla cultura un lavoro incredibile, i murales eccetera, ma ci sarà il ministro Franceschini che visiterà questo, che è una notizia questa, ecco, che visiterà questo paese e che gli darà importanza, perché proprio con i 700 anni il ricordo di Dante Alighieri, i murales su Dante sono emblematici. Poi magari dirò qualcosa anche sui temi della giustizia, perché ne parliamo tra poco. Ora ci fermiamo per l'ultima pausa, ringraziamo Francesco Menna e ci ricollegheremo tra poco. Grazie, un saluto a voi tutti, al segretario Michele. Grazie. A tra poco. Siamo tornati in studio con il segretario regionale del Partito Democratico Michele Fina. Stiamo anche coinvolgendo, insomma, in questo approfondimento sulle proposte del PD per l'Abruzzo i rappresentanti della sua nuova segreteria regionale. Tra questi Teresa Nannarone, che noi salutiamo e ringraziamo per la partecipazione, che per l'Abruzzo ha dato vita ad un osservatorio sul neofascismo, perché è un tema del quale, insomma, adesso si torna a parlare tanto. C'è stata anche una recente operazione della Direzione Distrettuale Antimafia, della Digos, che proprio in Abruzzo ha preso le mosse circa l'attività di gruppi neofascisti. È una questione che comincia a preoccupare di nuovo, avvocato Nannarone? Assolutamente sì. Come lei ha ricordato, l'operazione Ultima Legione ha coinvolto tantissime province italiane, ma soprattutto ha coinvolto tre province abruzzesi, con risvolte a dir poco preoccupanti, perché tutte le persone coinvolte, oltre alla pretesa di riorganizzare un partito fascista, erano comunque persone che facevano dell'odio e del razzismo e quindi di violenza e anche di possesso di armi un nucleo centrale della loro attività politica, tra virgolette, se così la vogliamo definire. Quindi non dobbiamo assolutamente sottovalutare il fenomeno di questa destra violenta che tenta continuamente di riorganizzarsi, soprattutto perché nel momento in cui tutte le organizzazioni criminali e quelle anche neofasciste pericolose operano attraverso il deep web e il dark web, la soglia dell'attenzione deve essere ancora più alta, perché è facile la loro diffusione, come ci ha dimostrato appunto questa indagine, soprattutto attraverso il web e le modalità nuove di comunicare, più difficilmente intercettabili dalle tradizionali modalità utilizzate dalle forze dell'ordine. Il suo osservatorio ha avuto modo di constatare una crescita di questi fenomeni nel periodo della pandemia? Guardi, noi l'osservatorio è in fase di costituzione, abbiamo già attivato un'email perché vogliamo consentire a tutti di poter denunciare questi fenomeni, in modo da poterci attivare anche noi come nucleo di avvocati, siamo un bel numero all'interno del partito. Però da come abbiamo sentito dalle cronache, è chiaro che il periodo della pandemia, la chiusura, ha in qualche modo aumentato le frequentazioni sul web, come dicevo prima, e comunque semmai ha esaltato ancora di più persone che fanno del negazionismo della Shoah e dell'odio al diverso
proprio un loro modo di stare nel mondo. Quindi sicuramente la pandemia ha accentuato queste modalità violente. Ecco, su questo io volevo coinvolgere anche Michele Fina, chiedendogli se appunto le chiusure, che adesso sembrano insomma temi che ci stiamo gradualmente lasciando dietro le spalle, hanno avuto in un certo momento anche il rischio di degenerare in qualcosa di difficilmente controllabile anche dal punto di vista sociale dell'ordine pubblico. E se, soprattutto gli chiedo, insomma, guardando anche al futuro, se le risposte che adesso vanno date alle povertà e alle situazioni di disagio post pandemia, che comunque ci saranno, pensiamo al momento in cui terminerà il blocco dei licenziamenti, sono sufficienti o vanno messi in campo degli strumenti straordinari, aggiuntivi, perché nessuno possa cadere anche in quelle tentazioni estremistiche di cui parlava Teresa? La democrazia è sempre un patto, è anche un patto sociale che prevede che le persone si possano fidare delle istituzioni perché staranno meglio. Ora vanno ringraziati gli italiani, le italiane, perché in questo anno e mezzo hanno avuto un grande senso di responsabilità di fronte a misure che hanno limitato la libertà personale in modo drastico e che hanno anche reso per molti difficile la sopravvivenza, perché appunto piegati nella loro attività dal blocco. Però è evidente che c'è stato un disagio, c'è tuttora un disagio, la pandemia ha aumentato le diseguaglianze, perché è giusto dire le cose come stanno, e cioè moltissimi si sono impoveriti a causa di questa tragedia, qualcuno non si è impoverito e qualcuno si è addirittura arricchito, e quindi è evidente che l'eguaglianza deve tornare a essere il principio del patto democratico, perché i cittadini possano fidarsi di chi li guida. Altrimenti è evidente che il disagio sociale diventa odio, diventa disaffezione, diventa abbandono, diventa un solco nel rapporto tra istituzioni e cittadini, e lì è evidente che si muovono senza dubbio due fenomeni. Uno sono le mafie, ringrazio di cuore Teresa Nannarone perché tra le altre cose ci aiuta proprio sui temi dell'antimafia, che in Abruzzo sono importanti, al di là delle chiacchiere in questo caso anche sull'Isola Felice. Esistono fenomeni e vanno gestiti con attenzione, va fatta battaglia culturale, altro che mettere la polvere sotto il tappeto, quindi criminalità organizzate, ma anche organizzazioni nostalgiche, diciamo così, che però sono a un passo sempre dalla violenza, lo si è visto anche con questa inchiesta. Alla fine, oltre che sequestrare libri appunto nostalgici legati a Hitler, Mussolini eccetera, poi si sequestrano anche materiali che utili alla violenza. Quindi noi dobbiamo essere su questo un osservatorio, ecco perché ringrazio tutti coloro che sono resi disponibili. Perché? Perché un partito ha senso se somiglia davvero ai suoi principi, e a questo ci tengo molto. Se ci diciamo antifascisti, se ci diciamo militanti dell'antimafia, così come sugli altri temi che abbiamo enumerato prima, noi, allora poi bisogna esserlo davvero, concretamente. Ma allo stesso tempo, guardi, questo vale anche ad esempio sul tema dei diritti, tutta la discussione che si è fatta anche a livello nazionale sulla legge Zan. Noi rinviteremo l'onorevole Zan, ma anche Monica Cirinnà in Abruzzo, ma ringrazio chi come Maria Elisa Serone, Quirino Crosta, sul tema dei diritti ha fatto per il Partito Democratico in questo anno e mezzo un lavoro straordinario, con loro tante e tanti. Ma anche sul tema della parità di genere, perché poi la violenza riguarda le minoranze e spesso contigua con i neofascismi e i neonazismi, ma riguarda in molti casi le donne. Anche in questo caso noi abbiamo fatto una politica, una segreteria che è metà donne, alcune le abbiamo ricordate, oltre a Teresa, Chiara Trulli, Anna Bosco, Carmen Ranalli, a cui faccio gli auguri anche perché è neomamma da pochissime ore praticamente. Ma abbiamo due vice segretari donne, Chiara Zappalorto e l'avvocato Merlino, abbiamo una presidente donna che è Manuela Di Pasquale. Perché? Perché noi abbiamo bisogno che il partito somigli ai propri principi e anche alla società, così com'è e così come dovrebbe essere, anche nei ruoli decisionali. Ecco. Sul tema delle mafie, Teresa Nannarone, voi avete fatto grandi battaglie ancor prima della segreteria, insomma, come gruppo di attivisti, per esempio sul tema della mafia dei Pascoli, su altre situazioni che hanno acceso
i riflettori dell'opinione pubblica e anche della magistratura su fenomeni che appunto descrivevano l'Abruzzo tutt'altro che un'isola felice. Le chiedo, proprio anche riprendendo il discorso che abbiamo sentito prima da Francesco Menna da Vasto, quanto sia importante la presenza dei presidi, dei tribunali, delle procure della Repubblica anche in situazioni più decentrate per prevenire questi fenomeni, insomma quanto è importante che si senta anche la presenza dei presidi di giustizia dello Stato in territori, soprattutto quelli di confine della nostra regione. Guardi, è importantissimo, perché è chiaro che la battaglia per la legalità è prima di tutto una battaglia culturale. Il fatto che ci sia tribunale e forze dell'ordine significa non poco per coloro che vi risiedono, ma anche per coloro che sono tentati di delinquere infiltrandosi nei nostri territori. Faccio un esempio che è quello che mi viene più facile, perché ovviamente vivo a Sulmona. Lei pensi che nel carcere di Sulmona c'è la più alta percentuale d'Italia dei detenuti che sono nei circuiti S1 e S3, massima sicurezza, per dirlo in parole più semplici, sono cioè le prime fila della criminalità organizzata. I detenuti, quando sono nel 41 bis, non hanno nessun contatto con l'esterno, né tra loro né con i loro familiari. Quando invece escono e vanno nel cosiddetto AS1, circuito massima sicurezza, possono sia avere contatti all'interno del carcere che con le loro famiglie. Adesso noi immaginiamo in un territorio come Sulmona, dove da 350 detenuti si arriverà a breve a 500, e dove tantissimi sono quelli che appartengono alle famiglie di spicco della criminalità organizzata. Basti pensare che a Sulmona c'è stato Greco, c'è stato Vignone, attualmente ci sono altre persone di cui non faccio il nome per non mettere in difficoltà gli agenti di custodia, su cui poi si riverserebbero le proteste qualora loro ascoltassero la trasmissione. E c'è stato il figlio di Totorrina. Questo è lo spessore delle persone che stanno nel carcere di Sulmona e anche in altri carceri d'Abruzzo. Ovviamente sopprimere i tribunali minori vuol dire favorire le infiltrazioni. Siccome lei ha parlato della mafia dei Pascoli, faccio un esempio. Quando si parlava di mafia dei Pascoli si faceva riferimento all'Abruzzo come la truffa ai danni all'Europa. Aveva un'altra valenza parlare di mafia dei Pascoli in Sicilia. Tutti conosciamo la battaglia dell'onorevole Antoci, che è stato anche vittima di un attentato proprio per avere predisposto un protocollo contro la mafia dei Pascoli. Però in Sicilia era cosa nostra che si voleva impossessare dei Pascoli per ottenere finanziamenti non dovuti dall'Unione Europea. In Abruzzo aziende del nord che venivano e che senza requisiti a loro volta sottraevano i Pascoli con un sistema molto, molto complesso, che magari approfondiremo se volete in un altro momento. Con l'inchiesta che è scattata 2 anni fa, invece, si è scoperto che anche la mafia messinese, quindi Cosa Nostra, aveva opzionato dei pascoli in 20 comuni abruzzesi, prevalentemente perché uno dei capi clan, Sebastiano Contimica, che era stato detenuto a Sulmona, nei colloqui con la figlia aveva organizzato questa attività, quella proprio di Cosa Nostra, no? Quindi sottrarre a un territorio, tra l'altro così vasto come quello abruzzese, che solo la provincia dell'Aquila è grande come tutta la Liguria, no? Dei presidi di legalità è un voler aprire un varco alla criminalità che già è presente e che tenta continuamente di occupare la nostra regione. Grazie, grazie a Teresa Nannarone per questo interessantissimo contributo. Insomma, ci ha aperto uno squarcio di riflessione anche su temi che a volte sembrano lontani anche dalla quotidianità delle cose che riferiamo nei nostri telegiornali. Grazie. Noi siamo in conclusione con Michele Fina. Chiudo con una riflessione di tipo nazionale sul Partito Democratico, sulla segreteria di Enrico Letta, che so che peraltro ha incontrato proprio nelle ultime ore. Ecco, Enrico Letta si è connotato, oltre insomma per una
una politica di sostegno al governo Draghi, insomma anche a costo di impopolarità nei momenti più difficili in cui è nata questa nuova esperienza di governo, anche per alcune battaglie sui diritti. Lei faceva riferimento alla DL Zan, io aggiungo lo Ius Soli. Ecco, riuscirà a suo avviso il Partito Democratico in un contesto politico parlamentare anche così complesso a fare qualche gol di queste azioni che ha promesso di voler portare avanti, anche a costo appunto dell'impopolarità sui diritti? Intanto mi faccio ricordare che Enrico Letta è molto legato all'Abruzzo. Beh, è abruzzese, padre, come noi, insomma, è abruzzese come noi. E questo naturalmente, soprattutto il suo legame con Avezzano, con la Marsica, familiare, ha anche generato subito dopo la sua elezione, gliel'ho detto più volte, ma una grande attenzione nei confronti del Partito Democratico e tante nuove energie che si stanno avvicinando, non solo quelle che ho nominato nella segreteria. E credo che stia aiutando anche la chiarezza delle sue posizioni, la fermezza, probabilmente dovuta anche all'essere stato lontano per un periodo di tempo, aver lavorato con i giovani in Europa e quindi aver sentito e aver visto, aver letto i problemi del paese con nitidezza, senza quella opacità che c'è in chi li vive solo dall'interno del muoversi della politica e quindi calcola le proprie parole solo rispetto ai sondaggi del giorno dopo. Io penso che stia restituendo un po', proviamo a farlo anche noi sulle cose che abbiamo detto, stia restituendo al Partito Democratico una chiarezza sui propri principi, sui propri valori, con la convinzione della concretezza dei valori, non ideologica. Ecco, quindi io penso che stia facendo molto bene, gliel'ho detto, gli do una mano molto, molto volentieri. Chiaramente chiediamo ascolto, lo chiediamo al Partito Nazionale e lo chiediamo anche al Governo Nazionale. Si faceva riferimento ai tribunali, noi vogliamo che il Ministero della Giustizia ci ascolti. Ho lavorato, come sa, per 4 anni in quel ministero. Lì io so, all'interno c'è la disponibilità, intanto noi presenteremo un ordine del giorno perché ci sia una proroga, no? Che è la prima cosa che bisogna fare prima dell'estate in uno dei vettori che ci saranno prima di agosto, lo abbiamo detto anche in Parlamento. E poi perché si riragioni sulla geografia giudiziaria, abbiamo iniziato parlando di sanità. Di fronte alla pandemia tutte le geografie, quella sanitaria, quella giudiziaria, vanno ridiscusse, perché abbiamo compreso che cosa significa abbandonare i territori. Invece noi i territori li vogliamo tenere vivi, perché possono essere un pezzo di futuro, e su questo vogliamo fare una grande battaglia culturale che passa attraverso tutto il lavoro che abbiamo descritto qua, che passa attraverso le scuole. Sono molto grato a Annalisa Libbi che ci dà una mano sui temi dell'istruzione. Noi abbiamo tanti dirigenti scolastici, tanti insegnanti, tanti studenti che vogliono restituire centralità all'istruzione, alla formazione. Abbiamo citato l'università, cito le scuole di ogni ordine e grado. Alla fine abbiamo visto quanto chiudendole si genera una ferita che oggi anche attraversa la vita di tanti ragazzi e tante ragazze. Bisognerà superare negli anni. Allora, quando usciremo da questa condizione di emergenza, avere in testa che quello deve essere al centro e che deve essere un motore anche di crescita continua, non può che essere una delle nostre priorità. Sui diritti? Ci batteremo, assolutamente. Abbiamo detto che ma io le ho chiesto un pronostico, andranno in porto queste battaglie in questa legislatura? È una maggioranza complicata per il rapporto con la Lega, però Draghi è impegnato sulle riforme. Io credo che alcune di queste siano fondamentali. La battaglia sulla legge Zan, io sono molto contento che abbia coinvolto milioni di giovani, anche con alcuni opinion leader importanti. Sarà molto difficile perché il Senato rinvia all'infinito, quindi io penso che arriverà in porto. Sullo Ius Soli c'è molto equivoco, c'è una discussione che spesso diventa molto grezza, molto greve, ma insomma quel razzismo alla fine era anche connaturato con l'antieuropeismo. L'antieuropeismo è venuto meno perché oggi senza l'Europa non usciremmo da questa condizione. Capiremo che anche una giusta, seria, umana, ma anche intelligente gestione del fenomeno migratorio sarà una necessità per il futuro, perché è un fenomeno che noi vedremo crescere nei prossimi anni, che se non sapremo gestire semplicemente ci travolgerà. Bene, io ringrazio Michele Fina, ringrazio anche tutte le persone che hanno contribuito ad accendere questo spaccato sulle proposte del Partito Democratico per l'Abruzzo. Naturalmente dedicheremo alle altre forze politiche e anche ovviamente alle forze di maggioranza del governo della regione
gli spazi opportuni, però insomma, oggi abbiamo voluto intanto presentare una realtà nuova, perché come tale si presenta anche rispetto ai precedenti gruppi dirigenti. Grazie di nuovo, grazie buon lavoro davvero a lei e appuntamento la prossima settimana con i nostri telespettatori. Arrivederci.